Salve, prego, si accomodi. Sì, mi dà per favore la sua ricetta intanto. Ok. Allora, solo un attimo che trascrivo i suoi dati al computer. Lei quindi è qui per una prima visita. Ok, può spiegarmi gentilmente il motivo di questa sua visita? Bene. Il suo medico di base, quindi. Ok, che tipo di sintomi? Sì, prendo nota intanto. Quindi frequenti sensazioni di nausea associati a capogiri? Ok. Sì. Anche il reflusso? Benissimo, ho capito tutto. Ha portato con sé delle analisi? Sì. Sì, prego, faccia con comodo. Ha fatto anche la curva glicemica. Sì, infatti sto vedendo. Ok. Curva insulinemica. Senta, per caso ha fatto anche la sideremia? Qualche malattia importante di cui devo prendere nota? Nessuno. In famiglia? Bene, perfetto. Le chiedevo della sideremia perché a volte i pazienti che presentano dei sintomi analoghi ai suoi soffrono di carenza di ferro. Guardi, quello che faremo adesso è innanzitutto cercare di capire un po' meglio la sua alimentazione e quando si verificano questi sintomi che lei mi ha descritto. Poi le farò una visita molto generica, le misurerò la pressione e controllerò i battiti cardiaci e dopodiché cercheremo di capire quale possa essere la soluzione migliore per risolvere questo suo problema. Bene. Allora, innanzitutto, lei mi ha detto di accusare questi sintomi più o meno 2 o 3 volte alla settimana. In quale momento della giornata si verificano di solito? Quindi dopo aver mangiato? Ok, ho capito. Un suo pasto normale, solitamente in che cosa consiste? Quindi niente carboidrati? Raramente.
diciamo che più o meno ho capito il quadro clinico. Adesso comunque l'andrò a visitare. Se per favore mi porge il braccio sinistro, controlliamo la pressione. La pressione è leggermente bassa. Ah, succede spesso. Bene. Quanto pesa? Altezza? Diciamo che comunque è un soggetto normopeso. Intanto prendo nota di tutto. Adesso vediamo un po' il cuore. Prego, sollevi la maglietta. Ancora. Nulla di rilevante. Quello che faremo adesso, considerando che la sua curva glicemica è perfetta e anche quella insulinemica, è innanzitutto provare a cambiare un po' le sue abitudini alimentari, introducendo i carboidrati all'interno della sua dieta quotidiana. Io ora le scriverò una dieta da seguire. Lei, per cortesia, mi dovrebbe dire se c'è qualche alimento che proprio non le piace. Ok, perfetto. Quindi adesso io le compilerò questa dieta da seguire e le darò un appuntamento a breve per controllare nuovamente la situazione. Nel frattempo lei dovrebbe fare delle analisi che le prescriverò e in particolare queste analisi comprenderanno i valori del ferro e quelli della tiroide, che sono molto importanti per assicurarci che non ci siano patologie da quel punto di vista, o se ci sono, intervenire in maniera più appropriata. Per quanto riguarda la nausea, le prescrivo un farmaco piuttosto blando che potrà comunque aiutarla nei momenti in cui questo fenomeno si verificherà. Ma l'appuntamento che prenderemo è comunque a breve, in modo che in sostanza lei non abusi del farmaco e arriviamo alla soluzione del problema in maniera puntuale, ecco. Sì, certo, mi dica. E infatti. Molto probabilmente in quei momenti la glicemia si abbassa. Sì, ma questo non significa che ci sia poi un problema di tipo diabetologico. No, no, assolutamente. Lei innanzitutto dovrebbe prendere nota puntualmente dell'orario in cui questi fenomeni accadono e di che cosa ha
ha mangiato subito prima. Certamente, certamente. Però diciamo che la dieta alimentare che lei mi ha detto di seguire al momento è un po' sbilanciata. Sì, questi cali di energia possono essere determinati anche da questo. Certo, ma sono proprio i sintomi caratteristici del collasso, con l'abbassamento di pressione, annebbiamento della vista, capogiro certamente. Però io credo che dobbiamo intervenire su due fronti. Da un lato appunto correggere quella che è attualmente la sua alimentazione e ristabilire un certo equilibrio e dall'altra assicurarci che tutti i valori delle analisi siano nella norma, proprio per determinare la terapia migliore possibile. D'accordo, allora adesso intanto le compilo la dieta. Le preannuncio che i carboidrati dovranno esserci sempre, ad ogni pasto praticamente. Sì, tra l'altro anche questa abitudine di saltare alcuni pasti non è assolutamente buona. Guardi, la capisco benissimo, per problemi di lavoro molti, molti pazienti saltano dei pasti, purtroppo, ma è un'abitudine davvero scorretta. Comunque. Poi, vediamo po', introduciamo anche una seconda colazione. Sì. Per esempio, sì, adesso poi quando arriviamo alla cena lo vediamo meglio, però per arginare il problema del reflusso sarebbe opportuno assumere dei cibi non troppo acidi. Purtroppo la cioccolata lo... ogni tanto non fa male, però sa, cioccolata, caffè. Ci sono poi una serie di alimenti che comunque vengono considerati acidi e che possono causare questo problema del reflusso gastroesofageo. Sì, purtroppo sì. Non si preoccupi. No, le sto prescrivendo una dieta assolutamente bilanciata. Merenda. Guardi, le prescrivo proprio delle alternative in modo che lei possa variare la sua dieta giorno per giorno. Eh sì. Beh, cerchiamo di fare una dieta anche gustosa, non solo sana. Infine, cena. Vediamo quindi se con questa nuova dieta riusciamo già ad attenuare questa situazione e la sua sensazione di malessere postprandiale. La sto mandando in stampa.
Guardi, le leggo giusto un esempio relativo alla prima colazione, visto che mi ha detto di saltare spesso questo pasto. Io ho scritto tè o orzo, a seconda delle sue abitudini, oppure latte scremato, cereali, semplici però non quelli con lo zucchero, 30 grammi, oppure fette biscottate integrali, 3. Oppure biscotti secchi, possono essere per esempio quelli integrali, 5. Oppure frutta, però in questo caso le consiglierei di consumarla a metà mattino. È molto semplice, vedrà che con il tempo, abituandosi a questi nuovi ritmi, riuscirà a trovare una certa regolarità. Va bene. Quindi questa intanto è la sua dieta, prego. E poi la prescrizione delle analisi. Allora scrivo. Si richiede esami ematici, sideremia, TSH, FT3, FT4. Verifichiamo anche la presenza di anticorpi antitiroidei. Ho aggiunto anche qualche altro controllo da effettuare. E direi che possiamo rivederci fra 3 mesi. Allora, questo. Intanto questa è per lei, è la sua ricetta. Ok. Le do già un appuntamento. Ovviamente per qualsiasi problema possiamo sentirci nel frattempo. Certamente. Allora, vediamo. Vogliamo vederci sempre lo stesso giorno della settimana? Ok, quindi fra 3 mesi facciamo il 21 alle 18 se per lei va bene. Altrimenti alle 17. Ok, allora la segno alle 17. Giorno 21. Ok, ha bisogno di un bigliettino? Ok, all'agenda, perfetto. Io direi che possiamo salutarci e ci vediamo fra qualche mese. Va bene, mi raccomando, segua la dieta con rigore. Va bene, tanto il mio numero ce l'ha. Ok, in bocca al lupo allora. Grazie, anche a lei. Arrivederla.